Guardando indietro nel tempo, attraverso la storia dell'universo, possiamo vedere come le galassie evolvano a partire da ammassi iniziali di stelle e gas fino a diventare le enormi e affascinanti spirali di cui la nostra stessa Via Lattea è un esempio. Lo fanno, attratta dalla reciproca forza di gravità, fondendosi con altre galassie e diventando via via più grandi e ricche. Al centro della galassia osserviamo i buchi neri supermassicci, buchi neri miliardi di volte più pesanti del nostro Sole. Durante la fusione delle galassie, questi buchi neri possono trovare e interagirsi tra di loro e spiraleggiare l'uno attorno all'altra e possono perdere energia sotto forma di onde gravitazionali. Le onde gravitazionali sono piuttosto diverse dalle onde elettromagnetiche che tutti conosciamo. Si propagano alla velocità della luce comprimendo e dilatando lo spazio stesso e vengono prodotte da binarie di buchi neri che si scontrano e sono, la loro lunghezza è commensurata alla dimensione di questi buchi neri che si scontrano. Le abbiamo già rivelate con gli interferometri a terra, LIGO e Virgo a Cascina, ma questi sono piccoli, hanno una lunghezza di alcuni chilometri e possono rivelare onde di piccola lunghezza d'onda che vengono prodotte da buchi neri di massa stellare. Per osservare le onde provenienti dai buchi neri supermassicci che si formano a seguito della fusione di galassie ci servono dei rivelatori molto più grandi, dei rivelatori della grandezza della nostra galassia. Ed è qui che le Pulsar Timing Array entrano in gioco. Le pulsar sono stelle molto compatte, residue di esplosioni di supernova, che ruotano fino a 700 volte al secondo ed emettono, come fari interstellari, fasci di radiazione che spazzano la galassia. Sulla Terra le rileviamo come impulsi radio regolari, simili a ticchetti di orologi cosmici. Un pulsar timing array, che potremmo tradurre come rete cronometrica di pulsar, utilizza un insieme di questi orologi di precisione il cui segnale attraversa un mare di onde gravitazionali. È in questo modo che sul ritmo del loro ticchettio rimane impressa la debole eco dei buchi neri supermassicci. La collaborazione dello European Pulsar Timing Array ha utilizzato i più grandi radiotelescopi in Europa proprio per andare a caccia di questo segnale elusivo. Dopo decenni di osservazioni in Europa e in tutto il mondo, abbiamo ora finalmente le prime indicazioni della presenza nei nostri dati di questo segnale di onde gravitazionali proveniente da coppie di buchi neri supermassicci. E questo apre una nuova finestra sull'universo. E mano a mano che questo segnale diventerà più forte nei nostri dati, potremo studiare la storia dell'evoluzione delle galassie e potenzialmente rilevare le onde gravitazionali emesse subito dopo il Big Bang. È una grande soddisfazione per tutta l'astrofisica italiana che SRT, il grande radiotelescopio gestito dall'INAF, sia fra i testimoni dell'emergere nei dati di questo respiro lento dello spazio-tempo. Una conferma del ruolo focale che l'Italia e la Sardegna, con SRT e speriamo presto con l'Einstein Telescope, potranno avere nei decenni a venire nello studio delle onde gravitazionali.